A Milano, sotto il tendone, Pino Correnti, storico circense, dà il via alla lunga notte del circo, del teatro e della televisione. Gli acrobati fanno una piroetta in più del programma per la gioia e i leoni manifestano tanto entusiasmo da rischiare di sbranare il domatore. Ma i bambini non si spaventano, sanno di trovarsi tra amici. Stasera poi c'è tra il pubblico una quantità di personaggi dello spettacolo. Si gustano anche loro questa vecchia, interminabile favola. Alla cavallerizza Gabriella Togni va allo Sperone d'Oro del Circus Club, quale nuovo prodotto di un'alta scuola italiana. Ma insieme alla reginetta dei cavalli, sapientemente ammaestrati, sono premiati anche i simpaticoni. Uno di questi è senza dubbio Raffaele Pisu, che da Pino Correnti riceve lo Sperone d'Oro. E quando si parla di cavallino, chi vi aspettate di vedere? Ma Mike Buongiorno è qui per presentare il simpatico trio Marisa Del Frate, Pisu e Gino Bramieri, ricordati in questa serata che è la festa di tutti gli attori. Gran finale in pista è l'arrivederci a un pubblico che prima o poi si rivedrà. Chi resiste infatti al fascino del circo, dove si ritorna sempre bambini? Prima di spegnere le luci, salsicce e polenta per tutti, con accompagnamento di vini di qualità e di allegria. Gli artisti del circo e i loro ospiti hanno finito la serata con tanto appetito da divorarsi tutta intera l'arena. Ma sì, il cuoco della carovana l'aveva rifatta di cioccolata.